Eccoci qui per un nuovo video sul canale di Vince e oggi andiamo a portare avanti quella serie interessante sull'evoluzione interiore. Scarica ora l'anteprima gratuita del libro La mente quantica grazie al link che c'è in descrizione. Perché è importante? È importante perché se noi vogliamo cambiare la nostra vita, se noi vogliamo creare un cambiamento in questa società, se noi vogliamo cambiare il mondo, ma senza andare al mondo, voglio cambiare la mia vita, quantomeno il mio orticello, devo cambiare dentro di me. Però la gente quando si parla di cambiamento ha delle idee un po' particolari, si pensa che il cambiamento sia semplicemente la tecnicuccia, il trucchetto, il segretuccio, il mantruccio, no? Il mantra da ripetere la mattina, faccio un po' di opponopono e ho risolto. In realtà devi cambiare dentro. E oggi voglio andare ad approfondire quella prima puntata. È stata fatta qualche settimana fa e ti consiglio di andare a rivedere, troverai il link in descrizione di questo video per poter andare a riguardare quella puntata importante. Infatti nella puntata precedente ho parlato delle azioni involontarie, cioè del fatto che alla fine la gente vive completamente di azioni meccaniche, per cui vogliono cambiare la vita ma sono vittime di tutti i condizionamenti. Oggi andiamo anche ad approfondire maggiormente questo aspetto. Ma partiamo da un presupposto. Che tutti, chi più chi meno, desiderano qualcosa. C'è chi desidera magari avere un lavoro migliore, chi desidera avere magari relazioni sessuali più appaganti o relazioni sentimentali, chi invece desidera fare un viaggio particolare. Ecco, tutti quanti abbiamo dei desideri. Questi desideri non sempre possono essere appagati. E che cosa accade quando non puoi appagare un desiderio? Per esempio, desideri una persona ma non puoi averla, vuoi fare quel viaggio, non puoi averlo, vuoi avere una carriera folgorante, incredibile, ma non puoi averla, quella carriera lì, quel successo, che cosa succede? Accade che alla fine uno si rassegna, accetta il fatto di non poter avere quelle cose, anche perché poi sai, anche l'educazione sociale, la programmazione ti dice, ma sai, non è che puoi avere tutto dalla vita. E allora lo accetti, ma il fatto di accettarlo crea un problema, crea uno squilibrio all'interno di te stesso, perché questo genera rabbia, genera frustrazione, quindi da un lato puoi avere degli squilibri che possono sfociare per esempio in malattie, squilibri emotivi e così via, dall'altro lato c'è chi invece preferisce scaricare la rabbia e la frustrazione su chi? Scarica la rabbia e frustrazione sui più deboli, per cui ci ritroviamo quei gruppi, quelle persone che prendono di mira, se andiamo a scuola pensiamo al bulletto della classe, no, il bambino, il ragazzino che alla fine se la va a prendere con quelli più deboli è sicuramente un frustrato pieno di rabbia, perché chissà cosa combinano a casa i genitori o gli adulti significativi, e va a scaricare sul più debole. Ma se noi andiamo a vedere il mondo degli adulti, abbiamo dei gruppi più organizzati, no? Abbiamo dei simpaticoni un po' più estremisti che se la prendono con un'altra fazione, se la prendono con i più deboli, abbiamo anche per esempio, pensiamo anche a quei tifosi delle squadre di calcio che magari fuori sono dei frustrati, poi quando vanno lì si sono in gruppo e picchiano quelli della squadra avversaria. Pensiamo a tutto quell'integralismo religioso che in qualche maniera viene in qualche maniera poi sfogato contro chi la pensa in maniera diversa. E siccome chi più chi meno siamo frustrati, quindi o dal lato abbiamo persone che prima o poi si ammalano, metaforicamente non, e dall'altro lato invece possiamo avere persone che in nome di un ideale, in nome di un ideale religioso, politico, quel che sia, a un certo punto individuano qualcuno e cominciano a perseguitarlo a vita. E sì, perché qua poi parliamo proprio di tortura, che può essere fisica, può essere psicologica, e questi sono dei gruppi violenti che se la vanno a prendere sempre con chi non può difendersi da loro. Quindi capisci come la razza umana sia ancora una razza completamente involuta, cioè non siamo così evoluti, non siamo persone straordinarie perché abbiamo una laurea, due lauree, o perché abbiamo dei dottorati, o perché abbiamo fatto delle ricerche incredibili, abbiamo fatto delle scoperte scientifiche, perché se siamo ancora conciati in questo modo vuol dire che siamo ancora involuti, dobbiamo ancora crescere come razza umana, cioè siamo ancora a un livello molto 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 basso. Insomma, se arrivasse il famoso alieno sulla Terra,
quindi più evoluto, poi non sappiamo in realtà se l'evoluzione tecnologica, come abbiamo detto prima, poi coincide con l'evoluzione interiore, però una famosa razza evoluta che arriva qui, a un certo punto ci vedrebbe come o persone da tirare su oppure scarafaggi da schiacciare, quindi dobbiamo capire tra le due qual è la cosa meno peggio. Ma torniamo un po' sulla Terra, che cosa facciamo per cercare di uscire da queste situazioni? Cerchiamo di costruire una sicurezza di qualche tipo alla quale poi noi ci aggrappiamo ferocemente, anche se a volte quella sicurezza è una sicurezza falsa, è una sicurezza di comodo, in realtà magari c'è una verità completamente diversa fuori, ma quella sicurezza che alla fine in qualche modo chi più chi meno trova diventa una specie di scoglio al quale si rimane aggrappati. E possiamo ritrovare persone che vivono quindi poi una situazione non piacevole, ma che rappresenta una sicurezza. Guadagno poco, sono infelice con il partner, la partner, vivo una situazione che non mi piace, però è una situazione di sicurezza, vorrei cambiarla, ma non ho il coraggio di farlo. Perché? Perché il condizionamento sociale, la programmazione mentale che ho ricevuto, genitoriale, sociale, mediatica, scolastica e così via, tutta quell'educazione che abbiamo ricevuto mi impedisce di fatto di fare un cambiamento della propria vita, di uscire dagli schemi. Il problema è sempre quello, l'uscire dagli schemi. Ci hanno imbrigliato in rigidi schemi dai quali è impossibile uscire e realizzare la nostra vita. Quindi troviamo quel briciolo di sicurezza che in realtà magari ha più svantaggi che vantaggi, li mal sopportiamo, diventiamo frustrati, possiamo sfogare la rabbia sulle persone più deboli oppure la teniamo dentro di noi facendo altri danni a noi stessi o addirittura anche agli altri, perché avere a fianco una persona così non è che sia proprio il massimo della vita a livello di coppia, amicizia, addirittura pensa sei il capo così. Ecco, e immagina tutto questo, alla fine siamo all'interno di questo schema, non abbiamo le palle, il coraggio di uscirne, anche perché siamo imbrigliati nella programmazione schematica, mentale, sociale, mediatica, che ci impedisce di fare altrimenti. No, vabbè, ma qualcuno dice, no, ma io ogni tanto, ci ho provato, io ci ho veramente provato, fatto qualche timido tentativo, che poi in realtà non direi mai che è timido, di guarda ci ho provato tanto, non ci sono riuscito e alla fine ci ho rinunciato. In realtà se uno ha veramente voglia di cambiare deve fare qualcosa di più interessante, deve andare oltre, deve provare a superare questa cosa. Io voglio, io posso, io realizzo, qualsiasi cosa accada. Questa è una cosa importante da capire, cioè cominciare a dire, ok, mollo quello scoglio di sicurezza perché voglio veramente, realmente creare la vita che io desidero, perché voglio uscire da quello schema di rabbia e di frustrazione. Ma il problema qual è? Che la gente non sa veramente agire, cioè io adesso questa te la sto spiegando, questa storia di mollare un attimino tutte queste false sicurezze e cominciare veramente a investire nella realizzazione della tua vita, che questo vuol dire andare fuori dagli schemi, questo vuol dire quindi andare oltre tutto quello che ti dicono, andare contro il pensiero unico, vuol dire andare controcorrente. E quanti hanno il coraggio di fare una roba del genere? E allora, se non hai coraggio, se vuoi tenerti questa cosa, l'importante è capire che questa cosa la stai creando tu, perché tu puoi uscire, puoi farlo, ma non lo fai perché hai paura, non lo fai perché ti hanno condizionato in questo modo. Devi uscire da questi condizionamenti, devi lavorare su questi condizionamenti, e questo è il segreto. Se prima non lavori su te stesso, su quelle paure, su quelle resistenze, è inutile parlare di altro, perché è questo il vero discorso. La tecnicuccia? Stai cercando il mantra? Stai cercando qualcosa che ti faccia cambiare visione della vita semplicemente magari schiacciando un punto particolare? Ecco, sì, mi ha dato la tecnicuccia, grazie. No, non è così. Devi lavorare su te stesso. E questo è il concetto. Abbattere quei condizionamenti interiori, quel programma inconscio che ti hanno dato, perché è questo che ti impedisce di andare oltre. Ricordati che il cambiamento deve essere sia interno che esterno. È importante questo concetto. Non puoi pensare di fare solo un cambiamento esterno, non cambiare dentro. No, non funziona così. L'ho spiegato nella prima puntata. Che cosa succede?
se qualcosa non va in una società, a un certo punto si crea una specie di tumulto, no? Il padrone che schiaccia il servo, a questo punto più schiacci le ingiustizie, boom, rivoluzione. Ma che cosa succede? C'è solo un rovescio di clessidra. I servi diventano padroni, i padroni diventano servi. E quindi che cosa abbiamo risolto? Non abbiamo risolto niente. Se invece la gente cambia dentro, quindi non c'è solo un cambiamento esterno con la rivoluzione, ma la rivoluzione la fai anche interiormente. Anzi, secondo me deve essere fatta prima una rivoluzione interiore affinché ci possa essere un cambiamento fuori. E quindi le azioni saranno completamente diverse, saranno al di fuori dagli schemi che riportano sempre gli stessi copioni. Per questa seconda puntata mi fermo qui, ho dato abbastanza cose sulle quali occorre riflettere, nella terza puntata andremo ad approfondire ancora maggiormente e probabilmente anche a chiudere questa miniserie sul risveglio interiore. Scarica ora l'anteprima gratuita del libro La mente quantica grazie al link che c'è in descrizione. Se il video ti è piaciuto mi raccomando like, pollicione in su, condividilo con i tuoi amici e se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti adesso e clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Io ti mando un abbraccio, un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!